Torna dopo due anni di stop a causa della pandemia a Francavilla al Mare il Carnevale d'Abruzzo con la sfilata dei carri allegorici dei maestri della cartapesta e la consegna delle chiavi al Re Patanello. Un momento di leggerezza e riflessioni in questa 68esima edizione. Altre sfilate il 19 e il 21 febbraio con Patanello e il sindaco Luisa Russo. Dopo due anni ricomincia il Carnevale. E oggi ci sarà la consegna della chiavica. La chiavica? Quale chiavica? La chiave! La chiave, ecco, sì, è quella lì, quella che porta il nostro cervellone. Eccola qui, chiavica. Eccola qui, ma te la consegno per pochissimo tempo. E sono certa che farai grandi cose per Francavilla. Come no? Ma lei sa chi è? Come no? La contessa. La duchessa. La papessa, no, che papessa, La sindachessa, e con questo vi lascio sola con la sindachessa, mamma quanto sei bella. E fra poco se fai il bravo tiro le chiavi. Ciao Patanello. Non è che noi abbiamo fatto una sorpresa a voi, è voi che avete fatto una sorpresa a noi. Eh sì, è lui che è venuto, ha anticipato i tempi e vuole subito le chiavi della città. E siamo qua per salutare tutti perché finalmente torna il Carnevale, una giornata di festa. Il sole si è affacciato, quindi è già pieno di bambini e di famiglie. Quindi ci aspettiamo tre splendide giornate. Veramente siamo felici. Sindaco, già per Francavilla il Carnevale d'Abruzzo è atteso. Dopo questi anni di pandemia finalmente torna in tutta sicurezza, lo diciamo, però un momento di leggerezza ci vuole. Sì, ci voleva assolutamente, ci è mancato molto questo Carnevale, perché a parte le critiche che ogni volta si fanno, in realtà è un evento al quale teniamo tutti tantissimo, che caratterizza la nostra Francavilla, ma tutto l'Abruzzo. È veramente il Carnevale d'Abruzzo, quindi ne abbiamo sentito la mancanza e quest'anno ripartiamo alla grande, con grande entusiasmo e grande voglia di festeggiare il Carnevale. L'entusiasmo e il sale veramente della vita, non solo da parte dei più piccoli, ma abbiamo visto anche degli adulti che forse si sono travestiti di più dei bambini. Ma sì, è un momento per tornare bambini e tornare a vivere le emozioni che abbiamo vissuto da bambini. Veramente bisogna essere capaci di lasciarsi andare, lasciarsi trasportare da questi momenti di leggerezza e di gioia e di allegria. L'invito del sindaco e l'augurio del primo cittadino. L'invito è quello proprio di venire, portare i bambini, ma venire tutti per divertirsi e lasciarsi andare a un po' di divertimento. E l'augurio è che questo Carnevale continui a crescere, perché deve continuare ad essere davvero il Carnevale d'Abruzzo e attrarre tante persone anche da fuori regione. 68 anni sono passati. 68 anni sono passati con alti e bassi, però ripeto, siamo sempre tutti molto affezionati a questa manifestazione, quindi diciamo che non è invecchiato il Carnevale, ringiovanisce ogni anno. Tanti coriandoli di serenità si spera per tu. Sì, tanti coriandoli di serenità, bellissimo augurio a tutti, un augurio a tutti anche in queste giornate tristi in cui assistiamo a scene dall'altro lato del mondo davvero, davvero drammatiche, però lasciamoci andare qualche momento alla serenità. Con il presidente dell'Associazione Carnevale d'Abruzzo parliamo appunto del Carnevale di Francavilla, o meglio il Carnevale d'Abruzzo, Nicola De Francesco, un'edizione che torna quasi dopo tre anni di pandemia. Si può parlare di iniziativa, di coriandoli della rinascita? Assolutamente sì, siamo grati a tutti coloro che ci hanno accompagnato in questi due anni, tre anni di astinenza dal Carnevale, però ci siamo riproposti quest'anno con una nuova edizione che è la 68esima e speriamo che tutto fili liscio e sicuramente ci saranno le iniziative, i carri allegorici molto belli, poi le scuole di danza che animano i carri stessi, le band e tutto coriandoli, caramelle e soprattutto tanti bambini vedo, quindi ci fa ben sperare. I maestri della cartapesta che sono i protagonisti del Carnevale.
Sì, assolutamente sì, i maestri hanno lavorato anche stanotte ininterrottamente, quindi un plauso soprattutto a loro che stanno dedicando molto del loro tempo libero a queste iniziative, senza peraltro avere dei grossi compensi, perché è solamente un piccolo rimborso speso per il vitto, la benzina e quant'altro, insomma. Presidente, parliamo dei carri allegorici che fanno un po' il verso alla realtà. Sì, abbiamo 5 carri allegorici. Il primo è dedicato a un cantante famosissimo della musica contemporanea, Renato Zero, con il suo carro intitolato Il Carrozzone. A seguire abbiamo un secondo carro che ci indurrà sicuramente alla riflessione e alla ricerca dell'identità dell'uomo, nec spe nec metu, ossia oggi l'uomo sta perdendo ogni speranza, però sicuramente bisogna affrontare, bisogna che l'uomo affronti queste avversità senza timore, senza paura, con grande coraggio per superare appunto questi ostacoli. Un terzo carro dedicato ai supereroi, quindi saranno felicissimi i bimbi, e un quarto dedicato a un film uscito nelle sale nelle ultime settimane, Avatar 2, penso, sì, Avatar 2, e l'ultimo carro dedicato all'ambiente, in cui abbiamo raffigurato un grande fiore intorno al quale volano tante api, proprio a significare che il mondo senza api rischia veramente di impoverirsi e di morire, perché loro trasmettono quelli che sono i geni della nostra epoca. E a proposito, preservare il nostro mondo, abbiamo visto la pandemia, la guerra, questo carnevale, il carnevale più famoso, il carnevale d'Abruzzo, vuole rappresentare un momento di leggerezza, ma come ha detto prima, anche di riflessione per grandi e piccini. Sì, noi veniamo fuori da un periodo assolutamente tragico, tragico per tante famiglie, per i lutti e per tutte le conseguenze socio-economiche che ci sono state in seguito al virus del Covid, e quindi questo carnevale dopo 3 anni vuole essere quasi una rinascita, vuole essere un modo, ecco, nec metu, senza timore affrontiamo questi momenti drammatici, superiamoli, andiamo avanti, e quindi vuole essere anche un incentivo alla gioia, alla felicità. Poi sono questi bambini che allegri, contenti, quindi facciamolo soprattutto per loro. Il sindaco consegna nella prima giornata del carnevale, perché certo, diciamo che sono 3 le giornate, alla maschera per eccellenza del carnevale di Francavilla, del carnevale d'Abruzzo, Patanello, il sindaco Luisa Russo farà questa consegna delle chiavi della città. Sì, praticamente fra pochi minuti il sindaco di Francavilla al Mare, l'avvocato Luisa Russo, consegnerà le chiavi della città a Patanello, che rimarrà il sovrano incontrastato per 10 giorni della città di Francavilla al Mare. È un qualcosa che si ripete ormai da decenni, per cui anche quest'anno avremo questa cerimonia, e insieme al Patanello stesso, insieme alla band che accompagna Patanello durante il suo percorso lungo le strade, e insieme anche al gruppo di ballerine, le Patanelle, che accompagnano sia lui che la band. Che si dia inizio! Dalla stazione alla sirena, 2 giri bisogna fare, i carri, 5 tutti belli in fila ad aspettare. Patanello, re del carnevale! Sindachessa, aiutami a dire che mi sta pigliando un blocco qua la schiena, per favore. Succede sempre, Patanello, succede sempre. Ma lui è così bravissimo per questo monologo, lui sa essere un poeta quando vuole. Mamma, quanto è bella! Sembra una contessa, una duchessa, una papessa. Ma guardandola bene, per me è una francescana. È Suor Luisa! Quindi oggi Suor Luisa mi ha dato la chiave. Quindi per 10 giorni sarò il vostro sindaco. Quindi lo dico adesso, che dalle 6 potete entrare in tutti i locali di Francavilla, mangiare, bere tutto quello che volete. Basta che dite il nome Paga Nicola. Ve lo ricordate? Chi paga? Nicola. Più forte! Nicola.
No, dovete dire la cosa più importante, non è Nicole. Chi paga? Paga? Per 10 giorni. Dove è andato Nicola? A scappare. Eccolo, è scappato, qua. Vieni qua. Vieni qua, questo è Nicola qua, fategli la foto. Questo è Nicola, quello che paga. È vero. È come un'enciclopedia. È come la Treccani. Vieni qua, ok. Facciamo sta consegna. Allora, della... Vuoi rispondere, è vero? Scusami, Patanello. Patanello, stai dando delle false informazioni. La città è tua, quindi sei tu responsabile anche del vitto e dell'alloggio di tutti i turisti che verranno. Quindi tutti da questo momento benissimo, certo. L'ha detto, quindi paga il sindaco, perché la chiave ce l'ha lei. Io non c'ho la chiave. Tantissime le presenze negli anni passati e sicuramente anche quest'anno, presenze non solo dalla città di Francavilla, naturalmente da tutta la regione oltre. Sì, anche se in questo momento, in questo periodo, proprio a causa della pandemia, quindi di questa incertezza anche sanitaria, si sono ingigantiti i problemi derivanti dalla sicurezza. Quindi il piano della sicurezza prevede che anche gli ingressi a Francavilla in qualche maniera siano contingentati, però penso che non ci siano problemi in questo senso. E accoglieremo sicuramente tutti, sia oggi che la prossima domenica e il martedì grasso, che è poi la giornata finale del Carnevale di Francavilla. Mi piace che ha precisato questa cosa, ingressi contingentati, dunque molta attenzione alla sicurezza. Assolutamente sì, noi abbiamo veramente posto un'attenzione massima a questo aspetto, perché non vogliamo che accada nulla. Il Carnevale di Francavilla ha una tradizione storica per la città. Questa nasce nel 1956 come sfilate di carri allegorici, anche se io voglio ricordare che già dal 1948, già da qualche anno prima, ci furono i primi tentativi per organizzare qualcosa del genere qui appena dopo la guerra, insomma, quindi le condizioni erano abbastanza critiche. E il primo carnevale del 1956 tutti ricordano, tutti coloro che hanno qualche anno più di anche qualche anno più di noi ricordano che fu messo in campo l'astronave con dei marziani ricoperti, rivestiti da scatole di cartone, immagino un po'. E preso lo spunto allora da quello scritto di Ennio Flaiano, che raccontava di uno sbarco di marziani a Villa Borghese a Roma, e da quello scritto si prese spunto proprio per organizzare questo primo carro allegorico, e da allora se ne sono succeduti 68. Per cui alcuni meglio, alcuni peggio, insomma, comunque cerchiamo di tenere viva questa grande tradizione sia di Francavilla ma adesso dell'Abruzzo intero, perché l'abbiamo denominato già dal 1981 Carnevale d'Abruzzo, quindi ci fa piacere se vengono a trovarci anche dal circondario e anche da fuori provincia, da tutta la regione.